Buongiorno, eccoci, iniziato ad arrivare. Eccoci qua, buongiorno. Ottimo, vi stavo aspettando. Spero che stia procedendo tutto per il meglio. Allora, oggi, come vi avevo annunciato, ci sarà appunto questa diretta doppia con Martina di La Rosa, dei Manichini La Rosa, che ci racconta un po', insomma, la loro esperienza. Loro sono fortissimi in tutto il mondo, sono made in Italy. Adesso appena la coinvolgo, poi vedrete che insomma sarà molto interessante. Ci racconterà lei stessa di che cosa si occupa nello specifico. Allora, aspetto un secondo, adesso recupero. Eccoci qua. Vediamo. Voi mi sentite, mi date cenni che mi sentite senza problemi. Eccoci, Martina, Ciao. vero? Ciao. Ciao. Noi ci siamo Ciao, conosciute solo ciao. virtualmente, ti ho coinvolto al volo in questa cosa, grazie per aver Sì, accettato, grazie però a te. secondo me questo è il momento giusto per condividere conoscenza e soprattutto parlare del Made in Italy, che ragazzi siamo fortissimi, siamo Assolutamente sì, fortissimi. assolutamente Vediamo. sì. Allora, siamo una trentina in questo momento. Io ho visto, mi sono arrivate un po' di domande nel box, non so se sicuramente anche tu avrai un sacco di argomenti di cui parlarci. Partirei dalla tua introduzione, lascio fare a te così mi dici esattamente che cosa fai. Allora, io personalmente mi occupo della parte delle vendite più che altro focalizzata a livello internazionale, quindi fuori Ok. dall'Italia. Quindi adesso la senti bella diversa la situazione, mi sa. Molto, molto, molto Ok. diversa, molto diversa. E sicuramente cambierà. Eh sì, certo. Sarà un grande cambiamento, però diciamo che il nostro orgoglio di Made in Italy è la cosa proprio essenziale. In questo momento è quella che si sente maggiormente. E, effettivamente noi siamo un'azienda, siamo in provincia di Milano, Io sono abbiamo stata tutto. Sì. al vostro showroom, al vostro laboratorio, c'è tutto lì, è meraviglioso. Ci sono alcune stanze che sembrano fuori dal tempo. Esatto. È tutto lì, quindi effettivamente proprio è una, come se fosse quasi una guida turistica, riesci a vedere dalla scultura alla sartoria, alla Sì. verniciatura, alla produzione del manichino proprio dall'inizio alla fine. E è tutto concentrato lì. Quindi diciamo che il nostro valore grande, il Made in Italy, in questo momento è più forte che mai. Certo. Ed è proprio anche un nuovo punto di partenza, sarà un nuovo rilancio. Certo. Questa situazione è una situazione che sicuramente fa pensare molto e fa pensare a come convertire anche il nostro valore, il nostro bagaglio, la nostra eredità, in qualcosa di positivo per tutti quanti. Adesso più che mai che siamo lasciati soli da tutto il resto, no? Lasciati Esatto. un po' confinati Sì. nella nostra Sì. Sì, penisola che è meravigliosa e che ha tante peculiarità, tanto valore. Per questo ci tenevo a parlare con voi. Voi siete attivi io parlo al plurale, ma insomma stiamo parlando di La Rosa Manichin e chiunque certo. si approccia al visual e conosce queste realtà che sono fondamentali, siete tra i più famosi, direi, del Made in Italy, insomma, ce n'è veramente pochi, si contano proprio su due dita, Sì, direi, mi permetto direi di proprio di dire. sì. Sì, Mi sì, permetto sì. di dire. E, insomma, la cosa che a me aveva stupito quando sono stata da voi, sono stata un paio di volte, ho visitato, in una volta ho fatto proprio quello che tu hai definito prima il giro turistico, cioè ho visto la stanza di scultura dove viene fatto proprio con la creta, con l'argilla, viene creato tutto, modellato, ho visto tutta la stanza di trucco e parrucco dove vengono create le varie parrucche, i vari make-up, la tessitura, insomma, le finiture dei manichini, l'asciugatura, certe macchine che mi hanno detto sì, ti posso far vedere, ma soltanto quest'angolino perché la tecnologia che abbiamo noi è super speciale e non possiamo divulgarla così. Quindi è molto, molto bello. E Sì. poi il manichino nel mio lavoro, insomma, nel lavoro di un negozio, nella vetrina nello specifico, deve rappresentare tantissimo il brand. Quindi immagino che voi abbiate richieste di ogni genere e sorta. Sì, molte, diverse, diversissime.
La cosa che stiamo notando, che a nostro giudizio è particolarmente positiva, è che molti brand ormai hanno richieste sempre più particolari e sempre più diversificate, in base alle zone geografiche, proprio perché si dà modo alla creatività di venire fuori. E questa è una cosa Certo. particolarmente positiva perché vuol dire che viene sempre meno l'omologazione e sempre più ci si spinge verso una personalizzazione del prodotto, sia sulla base proprio culturale e anche sulla identificazione del brand, nel senso che ogni brand ha il suo manichino, ma a sua Certo. volta è anche suddiviso in base all'ambiente dove si trova. Ed è una cosa molto bella, Assolutamente, è una cosa molto bella. finalmente E aggiungerei, perché abbiamo avuto un assolutamente. periodo, insomma, nel decennio precedente in cui era un po' tutto omologato, no? Lo stesso negozio, stesso manichino, stesso tipo di vetrina lo trovavi qui a Parigi, a New York, e dici, ma perché dovrei portarmi a casa un prodotto qui? Che differenza c'è da dove sto io? E invece adesso finalmente si è capito che il mercato è diverso e anche se abbiamo dei turisti, non so, parigini che vengono qua, hanno bisogno di vedere una cosa diversa, anche se osservano la stessa vetrina, lo stesso marchio, perché abbiamo dei codici di comunicazione diversi, ogni cultura, ogni popolo, ogni fascia di età, ogni genere, tutti abbiamo dei linguaggi differenti e il manichino si adatta a questo. Una delle domande più ricorrenti che mi fanno, ma è meglio un manichino super dettagliato, quasi realistico, o è meglio un busto sartoriale, insomma, privo di ogni identità? La mia risposta è sempre dipende. E Certo. immagino che anche la tua sia dipende. Certo, dipende dal messaggio che si vuole dare, dipende Esatto. anche dall'ambientazione dov'è. Ci sono Certo. poi logicamente vetrine che sono molto particolari, dove magari il messaggio che si vuole comunicare non è solo a livello proprio dell'abbigliamento, ma anche si vuole dare un concept totale e quindi sì. Certo. C'è proprio bisogno di una personalizzazione ai massimi livelli per dare e comunicare un messaggio preciso. E poi, logicamente, ci sono spazi dove non si rende necessaria tanta personalizzazione, quindi anche un Esatto. semplice manichino può andare bene. Certo. Io vado un po' a braccio sulle domande che mi ricordo, poi apro il box delle domande e te ne faccio perché me ne sono arrivate un po'. I materiali che vengono usati oggi per i manichini. Io mi ricordo i primissimi manichini che sollevavo di Prada erano in vetro resina, super delicati e super pesanti, con un odore che ancora mi ricordo molto molto forte. E adesso invece che materiali vengono utilizzati? Per fortuna è tutto più leggero. Più facile anche grazie agli agganci magnetici, quindi è facile posizionare un braccio, una gamba, insomma, sistemarli. Quali sono i Allora, materiali più tutti? tieni conto che noi non usiamo vetroresina e non Ok. l'abbiamo mai usata, mai. Noi produciamo in plastica antiurto riciclata e totalmente riciclabile. E questo noi lo facciamo da Fantastico. sempre. Quindi si parla tantissimo ormai di sostenibilità, Ua, caspita, altro che. però noi possiamo dire che siamo da sempre sostenibili e Poi. siamo gli unici a produrre con solo quel materiale da sempre, quindi non abbiamo introdotto nulla di nuovo per Quanto pesa noi un è la normalità. manichino? Quanto pesa in media Dipende. un Allora, può andare dagli 8 ai 16 kg, più o meno Pensa. questo È range. una cosa che racconto sempre con un sorriso quando vivevo e lavoravo in Giappone. Sul curriculum mi chiedevano di descrivere, insomma, una delle mie caratteristiche, oltre, non so, l'uso del computer, di vari software, eccetera, eccetera, era quanti chili puoi sollevare. Perché i manichini, insomma, hanno il loro peso. E quindi questa era una richiesta che mi veniva fatta, era molto, sai, divertente, insomma, Eh stupiva sì, un po'. certo, assolutamente. Diciamo che l'obiettivo è comunque quello di alleggerirli sempre di Certo. più. Ovviamente anche noi stiamo studiando Devono tante essere modalità. leggeri, però solidi Sì. abbastanza per stare in piedi, perché altrimenti una folata Certo, di vento li butta giù. assolutamente Guarda, sì, abbiamo una prima domanda assolutamente. in diretta che dice: anche questa diretta è molto interessante. Grazie, Gaia. Volevo capire quali sono le ultime tendenze in fatto di manichini, innovazioni. Beh, tu dicevi appunto l'ecosostenibilità che voi fate, insomma, producete in Sì. questo materiale ecosostenibile e riciclabile da sempre.
Per cui questa è una tendenza che è spalmata veramente su tutto, non soltanto sui manichini, ma su tutto. Poi noi su un mondo così sport, effimero, sì, che monta, smonta, butta, fa, insomma, non è proprio il massimo. Sì, sì. Quali no, sta crescendo sempre più la consapevolezza, effettivamente. Sì, sì, finalmente sì. Sì. Quindi quali altre tendenze secondo te ci sono? Quali altre innovazioni possiamo sottolineare in questo momento? Ma allora, in questo momento, soprattutto diciamo negli ultimi mesi, le richieste che sono aumentate per noi riguarda la funzionalità. Mm-hmm. Cioè, un manichino, noi abbiamo per esempio due collezioni, una per la donna e una per l'uomo, dove il manichino diventa anche questo sartoria. Cosa vuol dire? Che togliendo le gambe, aggiungendo una base, tu puoi avere il busto sartoria e il manichino. Perfetto. E questa è una grande funzionalità ed è effettivamente un prodotto che è sempre più richiesto perché sostanzialmente tu puoi avere con tre elementi, quindi la parte sopra del manichino, la parte sotto e una base, puoi avere proprio una polivalenza di Certo, immagini che è la cosa riesci. Che richiede di più un'azienda, perché cambiando talmente tanto e talmente velocemente hanno bisogno di una cosa che sia versatile. Quindi il manichino Sì. statico in una sola posa, insomma, diventa un po' Esatto. opprimente Sì. e costringe. Sì. Ok, E in bene. questo Quindi modo. dagli artisti. Voi avete quel piede meraviglioso, tra Ah, l'altro. sì. Sì, Voi avete quel il piede couture. come si chiama? Ricordamelo. Couture, sì. Ok. Questo Ed gioco di è, lo parole. racconto io perché quando l'ho visto ho detto finalmente. Allora, uno dei miei cruci più grandi è quando vedo le scarpe tipo le sneakers o le ballerine messe ai piedi di manichini che hanno invece il tacco 8 o anche di più, e quindi rimane questa ciabatta, no? Appoggiata a terra e il piede nudo, una cosa orrenda. E perché, ragazzi, quando si compra un manichino che ha una certa posa, bisognerebbe rispettare quella posa. Se ha un tacco 8, bisognerebbe mettere una scarpa col tacco 8 e via dicendo. Invece questo piede che avete voi è modulabile dal piazzo fino ad un tacco di... Esatto. è tipo tre Tacco, posizioni, corretto? sì, tacco 12, arriva fino al tacco Quindi 12. da piatto a mezzo tacco fino a tacco 12. Per cui Esatto. questo essere modellabile permette appunto di non avere queste ciabatte appoggiate che fanno perdere il valore anche del Sì. prodotto e di poterlo modellare per le varie esigenze, appunto come Esatto. dicevamo. Sì, perché in questo modo tu puoi mettere qualsiasi look di qualsiasi Esatto. tipo con lo stesso manichino. E Esatto. effettivamente, Gran esatto, risparmio. il risparmio è la funzionalità, Funzionalità. sempre di più, Esatto. sempre di più. Allora, c'è un'altra domanda. Le misure dei manichini, circonferenza vita, lunghezza gambe, eccetera, vi viene richiesta dal cliente o ci sono delle misure standard? Allora, ci sono misure standard, a prescindere, Ok. sempre e comunque. E Sempre. poi, sì. E poi ci sono anche delle richieste, quindi logicamente noi abbiamo tantissime collezioni. Abbiamo il nostro interno, fai conto, circa 900 prodotti, quindi stiamo parlando di probabilmente a partire noi esistiamo dal 1922, immagina. Abbiamo 200 collezioni, quindi Aspetta. E abbiamo una serie infinita di manichini, di combinazioni anche, sì, no? esatto, di combinazioni. E le misure sono quindi standard, però ci sono moltissime richieste personalizzate e dove lì andiamo incontro proprio al cliente. Può essere il manichino più magro piuttosto che il manichino con più curve e di conseguenza viene prodotto sulla base di richieste specifiche. Certo. Sì. Ok, vediamo se ci sono altre domande, se no io apro il box domande che ne ho un po' comunque da farti, o se c'è qualcosa. Allora, peso di manichino l'abbiamo evaso. Quanto costa un manichino? Questa è una bella domanda, perché quando dico io così, ho detto, guarda, secondo me meno di 1000 euro non ve la cavate per un manichino, però, ma no, ma li ho visti a 300 euro, sì, non voglio sapere che tipo di manichino hai visto, non lo voglio sapere, parliamone. No, diciamo che allora il range di prezzo va dai 380 fino ad arrivare a 1000, quelli come dicevi tu. Dipende, nel senso che logicamente come in tutti i mercati del mondo dipende dalla quantità, dipende dalla tipologia. Certo, poi Mettiamo c'è su. un'economia di scala, Esatto, assolutamente. esatto. Tieni conto che con noi stai sempre parlando di un manichino
riciclabile, interamente riciclabile, quindi non si Un parla made di in petrolio. Italy. Sì, esatto, un made in Italy, qualsiasi cosa che viene fatta con una certa qualità. Quindi noi credo siamo gli unici al mondo a produrre completamente in Italia e a poter dare anche un prezzo che è buono, nel senso che Certo, comunque concorrenziale, assolutamente. sì, ed effettivamente poi logicamente il prezzo dipende anche sulle modifiche che si vanno ad apportare a un manichino, perché logicamente un manichino realistico dove si applica del make-up o una vernice speciale costa di più, dei Ovvio, le rivestimenti finiture costano di poi. più, le finiture costano molto di più, quindi dipende poi tutto da tante variabili. Però il range di prezzo è quello, quindi Voi fate i comunque sì. manichini, scusami, ti lascio finire. No, no, dicevo, quindi da Dipende questo punto molto. di vista dipende molto, ribadiamo, appunto, siamo abbastanza concorrenziali da questo punto di vista. Io non so quante delle persone collegate si ricordano il manichino di Moncler che voi avevate creato, meraviglioso, questo robot stupendo, che adesso viene un po', è un'immagine che abbiamo visto un po' riproposta in varie situazioni, insomma, ha regalato tanti spunti, ok? Per non Sì. dire che è stato palesemente copiato, va bene? Però io l'avevo visto lì in showroom da voi con questo sfondo nero, dopo appunto averlo visto in vetrina da Moncler e averlo visto da vicino, insomma, mi era molto piaciuto, mi aveva molto incuriosito. Quindi l'ispirazione per voi per creare un manichino da che cosa parte? Allora, l'ispirazione parte da quello che accade nel mondo della moda, quello che noi vediamo che può Come anche esigenza, no? accadere, sì, come esigenza, vedere anche un po' quello che succede proprio a livello globale, cercare di capire, perché logicamente ogni paese è a sé stante, ogni Certo. continente ha tendenze, è attraversato da tendenze diverse. In questo momento in Italia, lo dicevamo nella scorsa diretta, non so se tu eri presente come pubblico, ma discutevamo del fatto che era presente una forte tendenza che puntava l'attenzione sui busti sartoriali, proprio per comunicare, soprattutto per i brand italiani, quindi Ferragamo, Dior, che si può considerare un made in Italy, per comunicare appunto un ritorno alla. Non che sia mai passato, però una comunicazione ancora più forzata e più forte sul made in Italy, sul fatto a mano, sul sartoriale. Quindi Sì, immagino che in questo momento, esatto. forse sulla piazza italiana, il concetto di manichino più spalmato è quello proprio del busto sartoriale, no? Poi la finitura in Sì. legno piuttosto che il braccio che si muove, snodato, la Sì, finitura in tessuto, molto. eccetera, eccetera. Molto. Dal punto di vista effettivamente sartoriale ci sono tante richieste anche sulle finiture, sulle possibilità di finiture, perché molto spesso quello che effettivamente accade, soprattutto nel nostro caso, che magari tanti vedono una finitura, però ne vorrebbero tante altre, ed effettivamente essendo tante le possibilità, è difficile anche comunicarle, perché di per sé, spetta un po' anche alla creatività ed effettivamente tutto è possibile, tutto si può fare, tutto si può creare, ma c'è una grandissima richiesta proprio di finiture sartoria che sono tantissime, tantissime e soprattutto materiali diversi. C'è proprio un ritorno anche alla creatività e una maggior consapevolezza anche nel voler identificare in maniera completamente diversa rispetto agli ultimi anni, come dicevi tu, un ritorno quasi a 40 anni, 50 anni fa, dove effettivamente proprio la sartoria era un grande punto di riferimento, Certo, soprattutto nel Made in Italy. Sì, un valore altissimo per noi, ogni tanto ce lo dimentichiamo, no? Pensiamo solo sì, sì. alle settimane della moda, ma non ci rendiamo conto di che cosa c'è davvero dietro. Te lo dico da figlia di sarta modellista, quindi lo so bene che cosa c'è dietro. Allora, c'è una domanda di Irene che dice: il punto di vista del visual merchandiser è da considerare per voi quando create nuovi manichini? E io aggiungo, avete un consulente o qualcuno che vi aiuta in questo? Nella creazione vi dà magari qualche dritta, le Sì, fate testare, non so. assolutamente, sì.
Tieni conto, noi da fine gennaio abbiamo cambiato proprio la nostra proprietà, quindi Ok. abbiamo... Oddio, avevo parlato proprio con altre persone e noi non ci eravamo mai conosciute, No, esatto, neanche no, infatti. virtualmente. No, quindi abbiamo cambiato anche il nostro organigramma e anche i nostri punti di riferimento si stanno ampliando maggiormente per capire anche effettivamente sì, che cosa pensano i visual. Abbiamo delle persone che sono ovviamente dentro nel campo della moda e molto più di noi, ma proprio dal punto di vista del visual merchandising Ok. a livello nazionale e internazionale, questo per avere Perfetto. anche Ma un certo, feedback perché una sola diverso. persona non vi basta, avete bisogno di No, tante teste, tanto confronto, sì, assolutamente. che è assolutamente la cosa più importante poi, perché siete voi visual merchandiser che capite cosa può Siamo noi che servire. dobbiamo smontarli poi. Sì, esatto. Esatto. Ok, Sì. per quanto riguarda il mondo delle fiere, a quali partecipate? Allora, io posso dire che per esempio allora, quella di Düsseldorf non sono mai riuscita ad andare perché ho sempre o un corso o una classe o qualcosa da seguire, per cui ogni volta all'Euroshop me lo salto così, a piè pari anche quest'anno, e quest'anno neanche ne parliamo. Però solitamente io vado a due fiere di Londra, che sono Retail Expo e Visual Merchandising and Display, che è più proprio dedicata a mondo manichini, scenografia, props, eccetera, eccetera. Voi a quali altre siete presenti? Perché immagino anche poi c'è tutto quello oltreoceano dove io, per esempio, non sono mai stata. No, certo. Noi abbiamo partecipato in passato a molte fiere. Vabbè, l'Euroshop quest'anno è stato l'unico anno in cui non abbiamo partecipato, ma proprio perché avendo cambiato la proprietà a fine gennaio non abbiamo avuto il tempo materiale di Di poter prepararvi. organizzare e prepararci. Sarebbe stato bello partecipare appunto a quella di Londra quest'anno, però... Proprio per un discorso anche, ovviamente, sappiamo Di tutti dove stare a essere casa? Mi fermo. verrebbe da dire. Questa E costrizione forzando. Vabbè. quindi Quest'anno è così. quest'anno non abbiamo, al momento non abbiamo ovviamente nessun programma. Avremmo voluto partecipare al Salone del Mobile, ma siccome noi al nostro interno abbiamo anche una divisione Strumon Plastic, quella che è stata messa da parte anni fa, Ok. si occupa tutta di una parte di arredamento Ah, e quindi anche utilizzando gli props. stessi materiali dei manichini? Bello. Esattamente sì. Avremmo voluto partecipare, però logicamente per forza maggiore non Sì, possiamo, adesso è però tutto complicato, tutto sospeso. Quindi sì. scusami, un attimo per ricollegarmi ai manichini e anche cose extra. Voi producete teste, mani, parte di corpo, la gamba, anche solo per, non so, le calze, piuttosto che, cioè anche varie componenti, corretto? Certo, sì, assolutamente. Anzi, dal punto di vista della domanda, la domanda di accessori o di appunto teste piuttosto che la gamba sta crescendo tanto. A volte supera quella dei manichini in alcuni casi. Nel caso di alcuni brand è quasi cambiata, quindi è una maggiore attenzione che poniamo anche noi nella produzione futura e nell'andare a proprio a creare delle nuove collezioni di accessori perché sempre più stanno crescendo. Sì. Certo. Gaia chiede, vi occupate anche di arredo negozi? Ok, Sì, è un anche. progetto, è questo progetto in cantiere di cui stavi parlando poco fa? O... Esatto, Ok. sì. Abbiamo questa divisione che una volta si chiamava Sturm und Plastica, adesso si chiama Sturm Lab Milano. E al proprio interno ha tutta una serie di elementi sempre fatti in plastica riciclata e totalmente riciclabile e hanno questa finitura trasparente o trasparente colorata, varie Finiture. finiture e passa dalla sedia all'appendino e piuttosto che il tavolo. Abbiamo questi mattoncini, è tutta una cosa un po' particolare
che stiamo studiando per cercare di comunicarla il prima possibile, nel migliore dei modi, e è una cosa appunto a cui teniamo molto. È stata messa da parte negli ultimi anni, però è parte anche quella della nostra, del nostro core business, quindi ci piace, ci piacerebbe spiegarvela presto. Che bello. Ascoltami, ma sai, il segreto professionale in questo ambiente è sempre in agguato, che dice non bisogna divulgare troppe informazioni. Io l'ho vissuto sulla mia pelle perché quando 10 anni fa ho aperto un canale YouTube e parlavo di visual, sembrava che stessi facendo le rivelazioni di Fatima, capito, di Nostradamus, quando in realtà basterebbe aprire un libro e insomma sono informazioni che poi vanno alimentate con l'esperienza. Mi chiedevo quanto fosse riservata l'informazione, per esempio, voi collaborerete con tanti brand, alcuni lo dichiarano, di chi sono i loro manichini, alcuni non serve che lo dichiarino perché proprio si vede di chi sono i manichini e da chi sono fatti, perché ormai ci sono delle impronte stilistiche che almeno un occhio allenato come me impara a riconoscere, tu immagino pure. Certo. Da che cosa dipende la scelta di rivelare con che appunto manichino si fa la vetrina piuttosto che no? Voi avete dei clienti che decidono di non, che Beh, non sì, vogliono che comunica? assolutamente, sì. Ok. Sì, ci sono. Ci sono dei clienti che per politiche interne non possono, non vogliono rivelare, far sì che proprio i loro fornitori rivelino anche dove arrivano. Quindi logicamente anche noi non possiamo Certo. dire nulla. E quindi questo garantisce a questo cliente una riservata, un'esclusività sul vostro prodotto, quindi magari una collezione che dedicate solo a lui? Ok, Sì, chiaro, assolutamente capito. sì, è fatto Capito. proprio su misura per loro e proprio No, no, per no, questo capito. motivo non si può. Perfettamente, chiaro. Sì. Vediamo se c'è qualche altra domanda che ti posso sottoporre. Io approfitto, perché qua. Sì, vai, tranquilla. Quali sono le difficoltà per stare al passo con i tempi nella creazione di manichini? Perché sai, a me chiedono sempre, ma qual è il libro che devo leggere per diventare visual? Ma qual è il corso che devo fare per diventare visual? E tu dici, ma magari ce ne fosse solo uno. Esatto, quello è Mi il problema. piacerebbe avere la risposta a tutte le tue Esatto, domande. è molto complicato, nel senso che esiste una molteplicità di idee e di tendenze e molto spesso sono tanto contrastanti tra loro, quindi è proprio difficile riuscire ad accontentare tutti. E quindi alla fine ci si scontra sempre con la realtà e bisogna fare un passo indietro e capire chi siamo noi e dove vogliamo andare. Quindi guardando noi siamo made in Italy, siamo italiani, e quindi quello che noi produciamo è fatto su misura, a identificarci. Quindi quando noi creiamo un manichino, è vero, lo facciamo per venderlo a tutti e ci piacerebbe venderlo a tutti, però logicamente Un target per ogni dobbiamo cosa. comunicare. Sì, esatto. Dobbiamo prima comunicare chi siamo noi e cercare di fare quello che ci viene bene, Certo. dopodiché andare oltre. E farlo trasparire da ogni cosa che fate, no? È sempre Sì. molto complicato, anche nel mio mestiere lo è. Quanto tempo ci vuole per realizzare i manichini? Allora, dipende. Se noi partissimo Due da zero. settimane? Sì. Ah, ok. Se ne Ok. partissimo da zero. Su un manichino che esiste già, quindi tieni conto, Su noi una forma che c'è già, quindi. esatto, su una forma che c'è già, più o meno vai dalle 2 alle 4 settimane, dipende da che cosa andiamo a fare, nel senso, se andiamo a stampare un manichino e lo verniciamo, 2 settimane, anche meno. Ok. Se invece bisogna magari già intervenire con la sartoria piuttosto che con una finitura speciale, allora in quel caso ci vuole un po' di tempo, quindi si arriva fino a 4 settimane. Chiaro. Allora, è possibile sapere se la personalizzazione del manichino è possibile anche per singoli punti vendita o solo per grandi marchi che quindi acquistano più pezzi? È È possibile per tutti. È sempre possibile una per tutti. questione di Sì. sempre una Sempre una questione di questione budget. di budget, esatto. È sempre Esatto. quello.
Bene, allora, qui mi chiedono meglio manichini in posa o fermi? Abbiamo risposto prima con il fatto che insomma serve che siano un po' modulabili quantomeno, no? Quindi Sì, togliere le sì. gambe, muovere le braccia, eccetera, eccetera. Ok, ogni quanto cambiano i manichini, i brand? Un brand. Allora, sì, dipende. Mediamente un brand li cambia ogni 2 o 3 anni, mediamente. Ok, Però questo dipende, nel dipende senso anche che... per esempio dalla direzione artistica, se improvvisamente cambiano la direzione artistica e li hanno appena cambiati, magari hanno bisogno Esatto, di muoversi in un'altra sì. direzione. Devo dire, che i nostri manichini sono fatti per durare a lungo. Ci sono clienti che... Per dire, in 10 anni hanno soltanto cambiato delle piccole parti del manichino, perché tutto il resto è esattamente come Allo prima. stato. Ma questo è proprio perché è dovuto alla grande qualità che noi desideriamo avere. Cioè, ogni manichino che noi facciamo è fatto in maniera tale che debba durare. Oltre al fatto che poi è totalmente riciclabile, quindi è una cosa a cui teniamo nel momento in cui uno compra un manichino alla rosa, può, quando decide di cambiarlo, ridarcelo perché noi lo ricicliamo. Ok, quindi lo Quindi smaltite voi e sì, avete modo di... Cosa sì. succede? Rimpastate il materiale e lo utilizzate per E altri... viene esatto, bisogna Sì, staccare io l'ho ovviamente detta gli un po' attacchi facile. metallici. Sì, Io l'ho però detta più o un po' meno il concetto è semplice. quello. Sì, ma il concetto è quello. Bisogna staccare gli Ok. attacchi metallici, vengono messi da parte, vengono riutilizzati e poi la plastica viene riciclata, nuovamente per fare nuovi manichini. Quindi sì. Perfetto. Ok, questo è il concetto. Vediamo se mi apre il box delle domande, te ne faccio altre. Allora, quanto ci vuole realizzare? In quale materiale sono fatti? L'abbiamo già detto. Ah, che tipo di studio o di disegno si fa prima di creare un manichino? Allora, tieni Chi lo conto fa? che hai... Chi lo fa? Noi abbiamo, al nostro interno abbiamo una scultrice che è Ok. anche colei che si applica sulle grafiche 3D. Quindi abbiamo queste capacità molteplici, nel senso che ci adoperiamo sia dal punto di vista proprio digitale, quindi lo studio del corpo umano attraverso il computer, attraverso i programmi grafici, quindi tutta una parte digitale, e poi c'è una parte molto più concreta che viene fatta nel laboratorio di scultura che hai visto Che qualche anno fa. bello! Guarda, E, dopo sì. condividerò il post che avevo fatto. Adesso non mi ricordo quanti anni fa, ma secondo me 3 o 4 anni fa ho fatto un post che qui su Instagram lo condivido perché secondo me ne vale la pena. Avevo fatto Sì, delle foto esatto. meravigliose, mi era piaciuto molto, molto. È molto bello questo laboratorio, e dove lei proprio dalla forma viene modellata e si crea. Poi molto spesso modellando vengono fuori altre idee, le forme cambiano ed è proprio con... Come cambiano poi le forme delle donne, no? Delle donne e degli uomini, Esatto, perché nel corso degli anni, insomma, sì. andava più di moda, passami il termine, avere magari una donna più formosa, la Sophia Loren, quindi i manichini seguivano un po' quel trend. Adesso abbiamo queste gambe, arrivano tipo qua, Lunghissime, lunghissime, gambe sì. lunghissime, e filiformi e Sì. affusolate, poi magari tra qualche anno cambierà. Poi adesso abbiamo una varietà ampissima di taglie e di tipologie di donna, no? Per fortuna siamo proprio, si è allargato tantissimo, non c'è più. Infatti qui chiedono quali sono le taglie di manichini più gettonate. Anche quello, sai, dipende molto anche dalla zona dove ti trovi. Perché, per esempio, negli Stati Uniti ci sono molti brand che chiedono Serve una taglia un manichini po' che più hanno più forte. curve, esatto, sì. Mentre magari in altre parti del mondo hai bisogno di un manichino che è quanto più piatto possibile, Sì, mi viene in e mente l'Asia o dipende. il Giappone che hanno proprio dei riferimenti diversi, quindi magari anche più bassi, più Esatto, minuti.
anche per quello vestono delle taglie. Allora, in un negozio io lo posso dire per esperienza personale, ma poi ho lavorato con brand che più o meno si somigliano, più o meno competono tra di loro. La taglia di un manichino varia dalla 38 alla 40. Poi sì, anche qua è ovvio che se parliamo di un brand, tra virgolette, standard, più o meno la taglia è questa, però appunto ci sono tantissime varietà. Anche semplicemente il fatto che negli ultimi anni ci sia stato un boom, per fortuna, di questi manichini che hanno delle pose, insomma, un po' più dinamiche, quelli che corrono, no, per i negozi sportivi, di brand sportivi, sì, o quelli in verticale, o le donne che fanno yoga. Insomma, queste cose ti danno anche il senso dell'elasticità di quel capo che stai promuovendo, perché altrimenti un manichino statico così, con addosso un leggings, insomma, esatto, rimane un po' rigido. No, è vero. Quindi, è vero, assolutamente, sì. Infatti anche per questo noi abbiamo per esempio il manichino che è la nostra collezione Lea, è possibile muoverla in tutti i modi. È questo manichino ispirato al manichino robot, con questi snodi ovunque, e rende molto l'idea del movimento. Sì, perché non c'è niente di più brutto di un manichino che ha una posa che viene messo magari con un braccio allungato in avanti, o una gamba spiegata, o messa la borsa dove non dovrebbe stare perché quella mano non è fatta per tenere una borsa, non c'è niente di... che è il pari di avere il piede tacco 8 e una scarpa che non funziona bene. Qui la domanda è: si può fare un tour del vostro laboratorio senza intaccare zone di segreto professionale, ma solo passando per le zone artigiane o dell'artigianato? È possibile? Sì, assolutamente. In questo momento no, però sarà possibile. Però sarà possibile. Io lo faccio, quindi direi che è possibile. Sì. No, soprattutto ci piace quando viene fatto da parte delle scuole. Ecco, io insegno. Questo... Per me è molto interessante. Voi siete, ricordami se non sbaglio, in zona Brianza, insomma, appena fuori Milano. Esatto. E appena per me, purtroppo, Milano, sì, con i tempi che ho delle lezioni, è troppo complicato. Cioè, mi richiede troppo tempo spostare 20-30 ragazzi. Ma è un posto dove io vorrei veramente portare una classe, ma ce la faccio. Prima o poi sì, ce la faccio. beh, siamo vicini alla stazione, quindi Sì, siete vicinissime, è stracomodo, ce la quello è stracomodo. E poi veramente sembra di entrare in un'altra realtà, perché voi avete questo faremo. giardino, questo cancellone, questa struttura che probabilmente Sì. è così rimasta invariata dal Da tempo. sempre, Sì, esatto, è sempre uguale. che mischia un po' questa parte più pratica, no? Con il laboratorio di scultura, il make-up e tutto il resto, con delle parti molto molto moderne, delle macchine veramente incredibili. Sì, Molto è belle. vero. È molto bello. Le persone effettivamente che arrivano da fuori rimangono molto anche affascinate, anche vedere tutta questa collezione di stampi, di manichini, perché Sì, voi alcuni avete sono proprio... questi Sì. stampi, mi ricordo di questi scaffali giganteschi con questi stampi metallici. Ecco, Sì, raccontaci sì, come sì. viene fatto un manichino, dallo stampo, una volta che viene creato lo stampo, quindi viene colato, viene prezzato. Viene introdotta la Escluso, ok. plastica, esatto, esclusione, viene introdotta la plastica, dallo stampo poi la plastica da molle diventa dura, si tolgono le parti in Nel eccesso, pezzo. le parti, poi viene carteggiato, verniciato e imballato. Quindi queste sono le famose 2 settimane di cui parlavo prima. Se va tutto così, sono 2 settimane. Senti, ma senza farci nomi, non vogliamo metterti in difficoltà, No. ma l'ordine più grosso che ti è stato fatto da un'azienda, quanti manichini avete dovuto produrre per un'azienda? Perché poi vanno in tutto il mondo, nei negozi di tutto il mondo, quindi non so di Esatto, che numeri ma parliamo. si può arrivare fino a 2000, Urca. 2000 manichini, sì, dipende Meraviglioso. molto, sì. Molto bello. No, è molto bello, effettivamente è un mondo molto particolare. È molto creativo, questo è molto bello per me. Io ho lavorato anche per altre aziende di manichini, e ovviamente non made in Italy, quindi la parte di produzione non l'ho mai Non l'ho mai percepita. vista. E devo dire che comunque la Rosa Manichini ha la produzione dall'inizio alla fine, Completamente qua. ed è completamente diverso, perché lì parli veramente di Made in Italy, perché Sì, Made in Italy è quando assolutamente. ogni parte della produzione viene fatta in E in Italia. questo caso è fatta E esattamente così.
Quindi avete sofferto molto, state soffrendo molto questo periodo. Voi questo siete periodo logicamente è così. Chiusi. Sì, è un periodo di fermo per tutti. Certo. E sicuramente è un periodo che quando finirà porterà dei cambiamenti. Sì, anche nella mia materia tantissimo. Sì. Il comportamento d'acquisto cambierà tanto. E molto, quindi moltissimo. Sto aspettando di vedere questa evoluzione, perché si possono fare soltanto delle congetture in questo momento e dire ma magari succederà così e si può iniziare ad osservare, bisogna iniziare a prevedere, perché poi chi è più veloce... Sì. Allora, Giuseppe chiede, fate manichini anche da bambino? A me sembra, sì. Io ricordo di sì. Sì, okay. sì, esatto. Facciamo anche i manichini di bambino, dai bebè ai 12 anni, 14 anni, e ci sono tutti. Quindi fate uomo, donna, bambino, Sì, animali? poi animali, Lo so che sembra no. una richiesta sciocca, però ci sono No, non tantissimi lo è adesso per negozi di niente. cani, Sì, di esatto, sì. cavalli. Esatto, infatti è una cosa che stiamo valutando, perché logicamente è molto carino anche riuscire a fare anche altre figure, perché le Tanti brand di vetrine moda poi hanno chiedono. Sì. l'accessorio per l'amico peloso, no? Sì, Quindi può esatto. diventare Sì. interessante. Allora, quali tipi di figure lavorano all'interno di un'azienda di manichini? Tipo grafico, scultore, commerciale, creativo sicuramente. Sì, è creativo. Noi abbiamo la truccatrice, abbiamo una persona addetta alle finiture particolari, quindi è una persona che è molto creativa e molto brava manualmente. C'è molta artigianalità, diciamo, Certo. nella nostra azienda, quindi. E si rende assolutamente necessaria, perché, per esempio, se pensi solo alla sartoria, noi abbiamo un team di sarte che crea proprio e si adopera per quanto riguarda tutta la parte dei rivestimenti, ma anche non solo per i manichini, ma anche per gli accessori, perché molto spesso c'è anche una piccola parte di sartoria negli accessori. Certo. Poi esiste appunto la parte del make-up, i trucchi ai manichini, piuttosto che magari le varie finiture che vengono Le fatte. parrucche, sono rimasta folgorata, veramente Sì. meraviglioso, la cura, l'attenzione, è Sì. meraviglioso, è Sì. E veramente bello. poi, come in tutte le aziende, insomma, c'è la parte commerciale, la parte di marketing, però il cuore dell'azienda è l'artigianalità, E voi quindi. siete tutti lì, no? Nella Sì. centrale operativa, quindi Sì, dal laboratorio esatto, al marketing siete tutti nello stesso building, tutti diciamo. insieme, sì. Bello. Qui ci dicono forza, andrà tutto bene, amiamo l'Italia. Beh, anche noi l'amiamo Certo, molto. sì, assolutamente, Molto, molto. Bene, sì. fammi vedere se ho qualche altra domanda che non abbiamo evaso. Ah, come richiedere di fare uno stage alle aziende? Voi accettate, per esempio, stagisti? Avete posizioni aperte per chi vuole imparare o Allora, collaborate con qualche noi scuola? non, al momento non abbiamo ancora fatto niente, nel senso che, Essendo da gennaio la ripeto, nuova. da gennaio proprio è una cosa, però sicuramente nel momento in cui abbiamo sistemato tutto si rende necessario, anzi è anche particolarmente piacevole avere al proprio interno delle persone che hanno voglia di imparare un lavoro nuovo, un lavoro comunque creativo, e soprattutto, ripeto, abbiamo anche collaborato in passato con alcune scuole, proprio perché scuole di moda, d'arte, sono molto Certo. affini al nostro campo, ed è ovviamente un piacere spiegare loro anche l'importanza e riuscire anche Poter a passare trasmettere. esatto, un insegnamento. È particolarmente bello, sì, Molto assolutamente. bello, sì. Bene, e invece ti faccio io una domanda perché sono così Sì. curiosa e volevo capire quanto per voi è magari importante o state vedendo che può cambiare un po' il gioco, passami il termine, usare i social per comunicare la vostra azienda. È Beh, sì. un punto che vi appartiene, che
Noi ci siamo conosciute su Instagram, per cui sì, vi appartiene. Però volevo capire se appunto effettivamente ci sono delle persone che vi scoprono, magari dall'estero soprattutto, anche se in Italia magari non tutti sanno che certo, la rosa assolutamente. esiste. Sì, Magari arrivano ma da lì. inevitabilmente sì, quel nuovo modo di comunicare attraverso i social è essenziale se si vuole arrivare in alcuni punti dove di per sé non ci si può Sì, arrivare. perché non si può fare una pubblicità su un giornale. Intanto mi No. verrebbe da dire quale giornale. Non c'è un giornale Esatto. di settore che lo No, permette. no, no. Non si può fare Esatto. un cartellone, non si può No. mettere il nome sul manichino quando è in vetrina di un altro brand. Quindi forse il social è Esatto. uno dei modi per arrivare in maniera più capillare. Anche per me, guarda, è stato fondamentale. Qualche anno fa i professori universitari mi hanno trovato qua perché ero esposta. E quindi è stato questo un ottimo metodo, perché altrimenti sarebbe stato un continuo di mandare curriculum che sono bidimensionali e non fanno capire quanto c'è, no? Di conoscenza, di sapere da divulgare, da condividere e mettere a disposizione. Sì, anche perché con i social tu puoi far vedere anche chi sei a 360 gradi, riesci a far Assolutamente. vedere, hai più immagini, più modi di comunicare visivamente, è un impatto sicuramente diverso, quindi sì, molti ci trovano anche attraverso i social e attraverso il sito sicuramente, infatti ci stiamo Certo. adoperando per cambiare il sito perché logicamente bisogna stare sempre a Deve passo con i essere più tempi, la funzionale, tecnologia assolutamente. è... Velocissimo. Sappiamo che è troppo veloce, però assolutamente i social hanno una grande importanza. Sì. Gaia chiede: avete pagine pubblicitarie su riviste tipo Vogue Italia, eccetera? No, no, pagine pubblicitarie no. Capita che magari alcune riviste ci chiamino per noleggiare magari dei Ah. prodotti, e allora compariamo. Quindi magari per gli still life da utilizzare Esatto, manichini, ok. sì. Sì, e quindi compariamo, però di per sé non si è mai resa necessaria la pubblicità attraverso le Sì, anche io la trovo. Sinceramente, non so neanche che tipo di capillarità ha la rivista oggi, perché vedo che tanti stanno promuovendo negli ultimi anni l'abbonamento a dei prezzi, l'abbonamento annuale a dei prezzi bassissimi, però non so riviste. Sì. effettivamente, anche con questa attenzione al riciclo, come dicevamo prima, quanti scelgono la versione cartacea rispetto alla digitale. Secondo Sì. me Sempre sarebbe meno. sì, anche secondo me sempre meno. Invece il Sì. manichino rimarrà, finché noi siamo carne e ossa, secondo me abbiamo bisogno di Sì. qualcosa che ci rappresenti in vetrina. Io spesso parlo faccio vedere per Monte Napoleone, sai, è molto facile, pieno di vetrine e tutti hanno manichini uno diverso dall'altro, quindi è molto facile spiegare come ogni brand decide, insomma, che manichino avere, alcuni senza testa, alcuni con la faccia completamente bianca, altri addirittura con la parrucca, il trucco, proprio identificativi del loro target. E c'era un esempio che facevo anche in diretta, parlando con una mia ex studente Chiara, che adesso si occupa proprio di retail design, che c'è Salvatore Ferragamo, uomo, con questi busti sartoriali, e quasi di fronte c'è Balenciaga, che ha un manichino che sembra una persona, che ti fa quasi paura, quasi impressione. Sì, Sembra una persona a tutti gli sì, sì. effetti. Quindi è davvero un grande dipende, no? Dipende da che cos'è la comunicazione Certo. in quel momento per l'azienda. Per cui, secondo me, è super affascinante. Poi io, quando finisce questo blocco, ti riscrivo e vengo a farmi un nuovo giro. Assolutamente, davvero. Sì. Assolutamente. Senti, Sì. sei stata molto carina, ti ringrazio per aver accettato Grazie questo a te. invito e spero di rimanere in contatto con te. Poi qualsiasi scambio, se mi arriva qualche altra domanda, insomma, siamo tutti a casa. Nel caso ci Assolutamente sì. risentiamo qua. Se non Certo, ci sono altre quando vuoi. domande o se tu vuoi raccontarci, insomma, troviamo la rosa sui social Sì. e sul sito, per ora, dove possiamo trovare i contatti diretti. Abbiamo detto che vi occupate sia dei piccoli che dei grandi, Di quindi tutti da un quanti, manichino sì. a 2000 manichini Sì. e basta, mi sembra che abbiamo, insomma, detto tutto quello che c'era da dire. Vuoi aggiungere Va bene. qualcosa? Ma guarda, in realtà no, nel senso che mi ha fatto molto piacere e sì, spero tantissimo di vederti presto. Certo.
Il prima possibile. Appena apro le cancelle, io corro. Esatto. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie, Grazie. grazie Grazie di mille. cuore. Ciao, buona giornata. Ciao, Ciao a tutti. ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.